ragazzi, ciao a tutti da Nick e bentornati qua su Farming Simulator 17. Guardate un po' ragazzi, abbiamo Mitto. Ciao a tutti. Qui con noi che è tornato ad essere un maschio, ogni tanto cambia idea. Allora, allora ragazzi, come potete notare siamo senza una lira, meno 2000 euro e passa. E in più mi avete anche fatto notare che negli ultimi due gameplay non ho tornato i 10.000 euro alla banca. Quindi in questo gameplay 30.000 euro li dobbiamo fare, li dobbiamo dare alla banca. Grazie che me l'avete fatto notare, perché ce ne eravamo completamente dimenticati. Poi c'è Vito che ogni volta no, non gli dare i soldi. Quindi neanche me lo fa, lui non me lo fa neanche ricordare. Quindi io e forse per me non gli tornerei niente, ecco. Però lui vuole tornarglieli. E quindi va bene, quindi dobbiamo fare in questo gameplay ragazzi i soldi da tornare alla banca. E in più ho deciso anche di provare a seminare il rafano oleifero, perché non l'abbiamo mai fatto, anche se a dire la verità diciamo che serve tipo è tipo fertilizzante questo rafano, quindi teoricamente parlando non abbiamo motivo di farlo. Però tipo con la Orsch, come si chiama, c'è pure qui, però la Orsch diciamo che va pure lei a mettere direttamente il fertilizzante, no? Quindi che secondo senso me ha? No, secondo me non lo metti il fertilizzante con rafano oleifero. Buona, perché andiamo a provare raga, perché io sto rafano so che serve come fertilizzante, però poi alla fine non ho la più pallida idea se a questo punto serve, ma non credo, perché comunque se serve come fertilizzante e quasi tutte le seminatrici che ho io fertilizzano allo stesso tempo. Sì, no, diciamo che a questo punto del gioco è abbastanza inutile. Ma anche però, però magari c'è chi ne sa meglio di noi e magari ci sa dire meglio a cosa può servire il rafano. Io sono completamente ignorante sul rafano. So che è il fertilizzante che si deve poi reinterrare, ma come si usa su Farming 17 non lo so proprio per niente. Mai utilizzato, anche perché vado direttamente lì con la passata, con l'Orsch e ciao, buonanotte. Sì, però non lo so, il Mito mi ha detto che praticamente dobbiamo aspettare i primi germogli e poi coltivare il rafano oleifero. Sì, questo è sicuro, perché mi sono letto tutta la guida lì del gioco e c'è scritto che devi fare così. È però una cavolata, avendo tutti i mezzi con... Sì, però comunque diciamo che a prescindere lo stiamo facendo perché ce lo state chiedendo ogni tanto, e quindi anche se magari è diciamo inutile farlo, lo facciamo lo stesso, almeno una volta, poi non lo facciamo più ovviamente. Dopo che abbiamo fatto le barbabietole con l'Olmer, quello lì sì che è stato uno spreco. Quello sì, perché lì abbiamo dato un mucchio di soldi, però vabbè, era giusto farvi vedere anche il macchinario delle barbabietole, che poi magari in un futuro lo comprerò lo stesso, si vedrà. Perché comunque prima o poi finiranno le patate, perché le barbabietole le ho comunque vendute tutte. Sì, le barbabietole sì, le patate no. Quando finiranno le patate poi ci vorrà, insomma. E poi a noi dobbiamo ci piace raccogliere qualcosa. Dobbiamo raccogliere qualcosa, no? No, dico, poi dico, una volta che finiscono le patate, sì, dobbiamo raccogliere qualcosa per sostituirle, insomma, per a noi ci piace complicarci la vita, sì. E quindi ma non è che a noi piace complicarci la vita, è che comunque cerchiamo di portarvi in ogni gameplay, se è possibile, sì, anche quello, qualcosa di diverso da vedere, perché comunque farming è sempre quello. Se coltiva, semina, raccoglie. Oh, meno male che ci stanno gli alberi. Difatti, a proposito di alberi, Mito teoricamente sta portando un trattore lì dove abbiamo la Scorpion King, perché mi ha praticamente suggerito di provare a fare un'altra cosa con la Scorpion King. Praticamente tagliare i tronchi ad un metro e poi facciamo il cippato con il macchinario che abbiamo comprato la volta scorsa. Mito ha già fatto questa cosa, perché il cassone è già lì. Sto prendendo il camion invece con l'autocaricante della legna, perché lì c'è della legna, sì, tagliata. Sì, c'è della legna già tagliata. E quindi io intanto la carico, perché comunque dobbiamo fare un sacco di soldi oggi, perché dobbiamo dare i soldi alla banca. Sì, 30.000 euro oggi li dobbiamo fare. Sì, infatti, popolo sovrano non esiste più, le banche che comandano il mondo. Veramente. Oggi. E quindi dobbiamo fare questi soldi per portarli là. Però io mi sono perso. No, invece no. Quindi io raccolgo quella legna lì e la carico e porto il camion in falegnameria. Non lo scarico, così te lo scarichi tu e fai vedere i soldi. Vabbè, aspetta, che portare il camion in falegnameria con appena 4 tronchi non ha senso. Ovviamente... No, ma ce ne sono tanti qua. Sì, sono pochi. Non è vero, sono pochi. Quindi appunto lo carico e lo lascio caricato. Comunque metto il gioco veloce, perché sennò sti germogli non li vedremo mai. Ok.
Perché tu. Io qua ho fatto. Eh sì, quindi... adesso dobbiamo aspettare la prima. Cioè, appena si vede il germoglino, va subito reinterrato. Sì, ok. Ha un senso. Cosa vuoi fare? Riempiamo al momento semplicemente di tronchi lunghi? Allora, prima di cosa volevo raccogliere questi, perché sennò sono bruttissimi da vedere qua. E raccoglili, no? Non me li fa raccogliere, però. Aspetta, Sto provando. Quindi tu, se vuoi, puoi con la Scorpion King prendere un albero. No, però riempiamo il carrello quello che hai te. Perché che fa? Mica vai a fare un viaggio così. Per ora taglio quelli da 8 metri e poi mentre tu vai a fare un viaggio comincio a tagliare quelli più piccoli. Allora, per fare quelli piccoli io ti consiglio di fare una cosa... metro. Di un metro, sì, no, va bene. Lo però so, ti consiglio... l'ho capito, devo cercare di scaricare dentro il... Se tu ti metti a 90 gradi... Ecco, non dire queste cose! No, veramente ti devi mettere a 90 gradi. No, guarda questo qua, ti devi mettere... Sì, sì, vabbè, poi... Se ti metti a 90 gradi, tagli l'albero, vai subito a marcia indietro, riesci a caricare bene sul trattore. Quindi fallo a 90 gradi che sì, sembra un doppio senso, però è così che si devi mettere a 90 gradi, non ci posso fare niente, non l'ho deciso io quanti gradi è. Quindi se tu ti metti a 90 gradi... Ok, ma però guarda quante volte lo ripeti, cioè... È per spiegarti bene, sto cercando di essere un tipo preciso. Sì, sì, preciso, raga. Comunque, ti metti là e poi scarichi direttamente e ce la fai. L'ho fatto io, quindi... Ah, vabbè, allora, ragazzi, l'ha fatto lui. Stiamo freschi. Comunque, sì, dai, dovremmo riuscirci. Già lui a 90 si ci mette, quindi ho capito, va. No, però tu stai tranquillo, dovremmo riuscirci. Dovremmo, certo. È tutta l'idea che... Io ci sono riuscito a farlo. Non dubitavo. Con la Scorpion King sono molto bravo, come dire... Quindi, vedi per esempio, oggi non lagga anche che ho messo i nastri. Boh. Può essere che alle volte ne metti troppi, non lo so. A qualcuno ha detto che se ne metti troppi lagga, però non è neanche quella la verità, perché io ne metto tipo, certe volte ne carico un mondo di tronchi e non lagga. E non lo so come funziona il mondo del lag. Allora, qui ho raccolto tutto. C'ho un tronco che non mi vuole lasciare. Allora, vengo qui, prendo questi. Ma sti alberi sono minuscoli. Sì, questi qua sono piccolini. Perché secondo me sono piantati più in basso del terreno. Cioè, tipo come se il gioco non rilevasse il terreno. Ma che c'entra? Sono minuscoli nel senso che sono pure piccoli. Sono pure piccoli, va, non hanno un tronco spesso. Sì, però anche tronco è un doppio senso. Vabbè, va. Questa è poi... Tutto un doppio senso in questo. Aspetta che devo prendere quello. Aspetta, fermati. Tac. Prendi? Guarda, non prende quello che si è incastrato nella tua metà. Ecco, nella tua metà. Ok, invece l'ha preso tranquillamente. Tagliere un altro. Ma sì, un altro. Richiesta per orzo. Ah, già, vero. Dobbiamo controllare se sto rafone è cresciuto. Me ne stavo dimenticando. Ho messo il gioco a uno perché non si sa mai. Ok, vai a vedere intanto. L'ultimo tronco qua. Ok, tagliane un altro perché sono già mezzo carico. Appunto. Sì, si potrebbe fare di più, però ci conviene sempre stare leggeri, che altrimenti... ci conviene sempre stare leggeri, dai. Mangiamo di meno, ah. Sì, leggeri è meglio, se no poi che, l'obesità... Dai, che questo è bello grande, quindi a voglia, do. A voglia, devo anche caricare io. Ok. Basta, non ne tagliare sì, più. Sì, va tranquillo. Allora, vediamo un po' la situazione. Quindi, nel terreno numero... Oh, sì, è cresciuto qui. C'è il rafano, eccolo qua. Ok, quindi tu... che fa? Piglio il coltivatore e comincio a togliere... E lo interri, sì. Col coltivatore lo devi interrare. Sì, vado a pigliare la bestia, che sicuramente faccio prima. Vado quindi, verso di là. Quindi, il rafano, mo lo coltivo. Scusa, tu guarda se te lo segna fertilizzato il campo. Dice rafano e... Sì, dice che è fertilizzato. Quindi dopo che l'hai interrato è fertilizzato? Ah, non lo so dopo se ci passo col coltivatore che dice. No, tu devi vedere dopo. Adesso non so perché ha fertilizzato il rafano oleifero, quella seminatrice. Non doveva fertilizzare il rafano. Ah, non lo so. Sì, è un po'. Dovevamo prendere una seminatrice che non fertilizzasse. Cioè, troppo casino. Beh, facciamo... sì, effettivamente quella seminatrice fertilizza già di base.
Però non ho fatto caso se stava fertilizzando mentre lo mettevo per terra. Ok, lo vedrai poi. Mi sono ribaltato. Mannaggia a me, mannaggia. Difatti mi pare che adesso, passando il coltivatore, mi pare che sto togliendo il fertilizzante, credo. Mannaggia. Cioè, alla fine, raga, scusate, mi sa che non ci capiamo niente riguardo al rafano. Ma se qualcuno... se qualcuno ci scrive di preciso come si utilizza, magari la prossima volta lo riproviamo. Eventualmente, se abbiamo sbagliato nel modo corretto, vediamo un po'. No, aspetta, no, non è vero. Passando il coltivatore non lo sto togliendo il fertilizzante. Ok, perfetto, allora. Però vabbè, cambia poco. Tanto appena mi metto a seminare, beh, vediamo appena mi metto a seminare se utilizza il fertilizzante. Peccato che all'inizio non ho guardato se lo stavo utilizzando il fertilizzante. Secondo me sì, se no non te lo dava già fertilizzato. Boh. Tu mettevi il rafano, lo mettevi su un campo non fertilizzato, lui poi reinterrandolo fertilizzava il campo. Dovevo seminarlo con l'altra seminatrice, quella più piccola che non ha il fertilizzante, diciamo, incorporato. Sì, vero, potevamo fare quella. Vabbè, ormai. C'è il Kramer qua vicino alla segheria. Ok, perfetto, così posso... Oh, purtroppo mi si è ribaltato il carrello. Io, beh, basta che lo scarico. No, ma non ti preoccupare. Lo sistemo io. Io quando faccio un danno poi sono abituato a rimettere le cose a posto. Vabbè. Dai, l'errore ci può stare. Questo cavolo di coso poi si ribalta che è una bellezza. Non è stabilissimo. Quasi quasi io qua ci semino il mais, visto che sto coltivando. Sì, perché poi il mais ci serve pure per i maialini. Dimentichiamo dei maialini. A proposito, mi sa che forse pure qualche animale posso andare a vendere. Cioè, nel senso, i maiali, va, solo quelli. Ne abbiamo qualcuno, devi decidere quanto... Come vuoi fare. Sì. Vedi, io cerco sempre di fare un carico di animali. Io intanto col piccolo Kramer cerco di alzare il portatronchi. Oh, scusa, non è che l'ho fatto apposta, mi si è ribaltato. Ma figurati. Mo' se riesco lo rimetto a posto. Ok. Allora, questo è fatto. Anche se un pochettino di lato l'ho lasciato, fa niente. Vediamo un po'. Devo andare a prendere una bella seminatrice. Ci vado a mettere quella per il mais. Schiaccio la B. Si consuma il fertilizzante. E allora abbiamo sbagliato qua. Però così, nella guida dice così, dice di tagliare, di coltivarlo, di buttarlo subito dentro e di seminare. Forse dovevamo utilizzare... Non lo so, forse magari è utile quando fai i tre passaggi, le tre fertilizzazioni, lì come cavolo si chiama, insomma. Oppure quando hai un macchinario che non fertilizza, così. Cioè, se no adesso, ora come ora, proprio non saprei che utilizzo farne, comunque non importa. Che faccio? Devo tagliare la legna, no? Sì. No, devi venderla, te l'ho lasciata lì apposta. Non l'hai venduta tu, la devo vendere. Cacchio, l'ho passato. Tu premi CTRL SHIFT TAB, ti torna indietro. Ok, eccolo qua. Vendiamo, ragazzi, la legna. Allora, molla, scarica a sinistra, no? Lato destro ovviamente no. Sinistra va bene, scarica. Oh, i primi soldi in arrivo, raga. Dai, i primi 10.000 euro li possiamo quasi restituire, anche i 20.000, perfetto. Ok, allora tu che fai? Stai tagliando la legna, che dobbiamo fare? Ho fatto un altro dannetto, però non ti preoccupare. Te pareva, si sta a fare proprio... Oggi non so che cosa sta succedendo oggi, perché se tu esci dalla Scorpion King ti perde l'albero. Ah sì, quello sì. Vabbè, io adesso voglio fare una cosa in particolare, io praticamente... devo andare a prendere qualche maialino per venderlo, visto che sì, devo fare anche questo. Ok, ragazzi, allora andiamo a prendere i maialini, così li vendiamo. Intanto, Mito, te com'è la situazione con la legna? Stai tagliando la legna a un metro? Sì, sto tagliando la legna piccolina in modo tale che poi la possiamo prendere noi a mano e buttarla dentro la cippatrice. Sì, intanto io mi vado a schiantare. Comunque, tra non molto, vengo così, faccio vedere appunto quello che stai facendo te, perché la gente magari non ha ben capito cosa stai facendo.
Per intanto però, ragazzi, ne approfittiamo e vendiamo un po' di maiali, perché dar da mangiare a tanti maiali non è semplice. Quindi magari un po' li vendiamo e do da mangiare a quelli che mi servono per mantenere la produzione. Pigliamo un po' di maialozzi. Sono qui belli che mangiano, felici e contenti. Sì, prendili, prendili, che ci facciamo due hamburger. Sì, qualcuno se li farà di sicuro sti hamburger, perché li sto portando in un posto poco carino. Allora, in vacanza non li portiamo noi. Bene, rimangono 17 in fattoria, ma mi sta più che bene, dai. Sono più che sufficienti. No, okay. Ma poi il maiale si riproduce subito, quindi non è un problema. Esatto, quindi ragazzi, 21 maiali li portiamo da Mary, che Mary ci farà tante belle salsicce. Ci fa quello che vuole, insomma. Sì, ci fa un po' quello che vuole. Ok, raga, andiamo a destra, accendiamo la freccia. Bang. Ok, ovviamente rischio di fare un incidente mentre cerco di inquadrare la freccia accesa. Comunque, ragazzi, gioco veloce così. Così inizia a crescere il raccolto per la prossima volta, appunto, quando dobbiamo raccogliere. E intanto siamo quasi arrivati da Mary. Intanto vedete che Mary ha acceso le luci. Sì, sono le 21, è tardi. Sono le 21, Mary ha deciso di accendere le luci. Sì, un momento. Devi pagare lo straordinario. Sì, sì, va tranquillo. Intanto, ragazzi, vendiamo i maialozzi. Vendi, no? Sì. Sì, vendi tutto, vendi. Ma quanti me li passa che non ho capito? Ah, mi sembra 1.200, ok. 25.000 euro dai maialini, ragazzi, quindi andiamo. Vieni sul tatro blu. Momento, restituisco 30.000 euro. Uno, lo facciamo dopo. 2, 3, 4, 5, 6. Perfetto. Ci siamo tolti. Dovrei aver restituito correttamente il debito, credo, no? Sì, casomai se abbiamo sbagliato, scrivetecelo sotto. È giusto, avevo quasi 50.000, credo, circa 50.000, ora ne abbiamo 20.000. Praticamente Mito, come vedete, ragazzi, sta tagliando gli alberi a un metro, così poi noi a uno, mamma mia, li dobbiamo caricare in quel macchinario per farci il cippato. Ma io ti dico che, guarda, lo facciamo solo stavolta, non c'ho voglia di caricare uno a uno ogni volta i tronchi. Vabbè, quindi potresti già andare con questo carrellino, ci facciamo questi che sono già due bei soldini. Beh, ormai finisci l'albero, ovviamente, certo. Sì, io finisco l'albero a uno, ma posso fare anche due adesso, sai? Boh, fa un po' come te pare. Sì, faccio due, anche se rischio di buttarlo fuori a due, però dai, dovrebbe andare. Con te che mi aiuti sotto è bellissimo, è la cosa più bella del mondo. No, perché ogni volta con te che mi aiuti sotto a 90, oh! Allora, io sono 90 e tu sei sotto, è la verità. Cioè, si vede dal video che è così. Raga, non mi... di doppi sensi. Scusa, di ma tu vedi? Ma tu vedi quella lampadina lampeggiare lì in fondo in quella casa? Quale? No? Davanti c'è una casetta, c'è una lampadina che lampeggia. Sì, tipo, vabbè, che è mezzo difettoso. E porca miseria, un'ambientazione oscurissima. Ci vediamo in falegnameria. Metti la copertura, che magari non ti cadono. È come se metta la copertura con la N? Con la N, sì, sì. E non va. Ah, no, già devo fare. No, ma secondo me non serve a niente. Comunque, Provaci. Ma anche perché non è realistico manco per un po'. Ah, no, infatti. Ok, ci vediamo lì direttamente in segheria. Sì, mi sono incastrato. Che devo fare? Ti sei scastrato, vai tranquillo. No, ma cos'è? Oh, ogni cosa che dice ti sei scastrato. No, cioè, vabbè. No, sai perché ti incastri? Perché c'hai... Sì, l'ho visto ora. No, ma siccome tu hai detto ti sei quasi castrato, che mi stava a dire castrato, dico, ma questo come cacchio parlo oggi? No, quello è il coniglietto di Teo, che salutiamo, poverino. Il coniglietto di Teo, di Podrak, semmai, no? Il coniglio, perché Teo, il coniglio, ha un altro coniglio, no? No, vabbè, oggi non ci sono, oggi sono completamente fuori strada. Oggi, raga, più che fuori strada è fuori di testa. Vabbè, sì, raga, portiamo sto bel carico di legna in falegnameria, in segheria, e vediamo un po' di fare un pochettino di cippato. Ok, sono quasi arrivato, intanto sono arrivati altri 5.000 euro. Deve essere per via delle cose lì, no? Per via delle serre. Secondo me sì, perché altro non ci ma abbiamo. Ma che noi diamine proprio. Oh, ne ho preso uno per strada, vabbè. Lo vado a raccogliere io, non ti preoccupare. Dov'è? Qua vicino, eh? Sì, è lì dietro. Ok, raga, dunque, dobbiamo scaricare qua la legna. Lato di scarico sinistra. Quindi sinistra. Scarica qui.
Scarichiamo quindi per terra la legna e la carichiamo un po' alla volta dentro il macchinario nel possibile. Ma sì, così è più facile perché con i tronchi lunghi ci mettiamo un sacco di tempo là perché non la prende. Beh, bene più bene. Più o meno, perché secondo me conviene sempre in quel modo. E mo proviamo, dai. A uno qua sempre ce ne vuole tempo, sì, ma comunque la legna non esce tutta, quindi devo un po' andare avanti, credo. Teniamo il gioco ancora un po' veloce, raga, così magari sta nebbia se ne va. Dai. Prende questo, ok. Aspetta, cerco di buttare per terra tutta la legna nel possibile. Ok, no, ma così è facile, a un metro, secondo me conviene a un metro, tu la prendi e la butti dentro. Ok, è velocissimo. Mettiamo il gioco piano ora che è uscito il sole. Guarda, finché tu fai manovra te la riempio tutta io, te la riempio. Solo okay. Sai che cosa? Ci voleva un centimetro più in là perché mo questo qui mi si bugga contro la struttura. Ma che cosa? No, 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 niente, si è sbuggato. Perché quando fai la collisione con la struttura della cipatrice, poi non riesco a prenderlo. Ma comunque, guarda, a me una cosa che non mi piace, che magari ci vuole una bella mod, è la presa migliore delle mani. Una presa migliorata delle mani ci stava proprio bene, perché è troppo... Ha le mani troppo mosce, troppo... non lo so, gli cade tutto dalle mani. Cosa ci dobbiamo fare se c'ha le mani mosce? Sta caricando, perfetto, facciamo ste due legnetti. Comunque sono soldi questi, non è che li buttiamo via. Ovviamente, mica fa fatica per niente. Però comunque, ragazzi, secondo me... Per quanto... questa è una prova, è una cosa tanto per dire che la facciamo tanto per... Ma per quanto riguarda me, conviene molto di più tagliare semplicemente la legna e andare a venderla. Cioè, anche lo stesso cippato sì. È una perdita di tempo assurda. Perché ora come ora, invece di perdere tempo qui con la legna, uno stava con la Scorpion King, e due camion che facevano avanti e indietro, era troppo bello. Ma perché abbiamo l'autocaricante, per quello dici? Ovvio, sì. Beh, sì, anche per quello. No, è un casino. Se no, sempre in tre si poteva fare. Uno andava e uno caricava, che ti devo dire? No, caricare gli alberi io su farming non lo farò mai. È veramente stressantissimo. Comunque la stiamo intasando, Che poi... chiama l'idraulico, chiama Super Mario. Chiama Super Mario. Dai, mangia, bella, mangia. Però è vero, è brutta questa cippatrice, è proprio brutta. Non fa rumore mentre macina, è proprio orribile. Ma secondo me è uscita buggata, perché se no non si spiega perché tutti i macchinari hanno il rumore e questa qui no. Il rumore c'è, ma è solo il rumore mentre gira. Oh, ne ho buttato uno dentro, se l'è preso all'istante, è sparito così, puff. Meglio, così sono soldi. Però abbiamo fatto un po' di soldini, l'abbiamo fatti, quindi... Sì, almeno abbiamo una certa disponibilità economica per non comprare niente la prossima volta. Perché con 35.000 euro non ci facciamo più niente. No? Però 30.000 euro li ho restituiti pure in questo gameplay. Ah sì, è vero. Casomai se ci servono li riprendiamo. Sì, tanto Nicky c'ha un amico in banca, non preoccupate. Ovviamente ragazzi, se ci dovesse venire a noi in mente qualcosa da comprare, la compreremo tranquillamente facendo magari il prestito se serve. Comunque diciamo che... Lo stiamo restituendo perché se al momento non dobbiamo comprare niente, quindi tanto vale che ci togliamo un po' anche questa cosa. Però poi vediamo. Sì, ma poi 10.000 puntata ci stanno proprio bene. Anche per correttezza nei confronti della banca. No, perché se dovevo restituirli tutti in una volta era proprio brutto, scocciante. Cioè no, tutti in una volta. Vedi andare via 200.000 euro così, eccolo, anche a me, porca. Non riesco a farla entrare. Eccolo. Ma come parla Mito, raga, ormai noi non ne parliamo più perché ormai l'abbiamo capito che i doppi sensi lui proprio... No, ma non è la verità, non riesco a mettere l'albero dentro. Poi perché, c'è pure un po' di lag quando serve. Sì, è un po' più lungo quest'albero e non riesco a metterlo dentro. Cerco di buttarlo dentro. Io vedevo un Mito volante. Ce la pagano bene comunque, non funziona granché sta macchinario ma ci paga bene, ci paga. Beh, dunque, ci ha dato più o meno 13.000 euro di guadagno, non è male, dai, però te l'ho detto, ovviamente, come dicevo, se carichiamo un carrello pieno di legna lo andiamo a vendere, così com'è, guadagniamo bene e fatichiamo di meno, comunque, vabbè, ci stava per rivederlo un po'. Ok, ragazzi, ci fermiamo qui, in questo gameplay più o meno abbiamo fatto quello che volevamo vedere, cioè, quindi abbiamo visto un pochettino il rafono, le ifro, anche se... Diciamo, probabilmente abbiamo sbagliato noi.
E abbiamo restituito i soldi che mi ero dimenticato di restituire nei gameplay scorsi. E niente, abbiamo usato ancora un po' questa cippatrice. Andiamo a vedere, sì, i terreni sono pronti, quindi nel prossimo gameplay diciamo che iniziamo di nuovo con la raccolta dei terreni. Va bene ragazzi, quindi vi salutiamo. Speriamo tanto che questo gameplay vi sia piaciuto. Come sempre mi raccomando, commentate, scrivete, lasciate un bel mi piace. Vi ricordo che in descrizione trovate il canale di Mito, andatelo a visitare. Ragazzi, vi salutiamo, ciao alla prossima. Ciao a tutti.